Il gioco diventa patologico quando si sviluppano una serie specifica di sintomi, primo tra tutti la necessità di aumentare la quantità di denaro giocato per raggiungere la gratificazione desiderata. La persona non riesce più a controllare il proprio desiderio di voler giocare, nonostante numerosi tentativi di ridurre la spesa e l'attività di gioco stessa. Gioca spesso in situazioni di disagio emotivo, quali ansia, depressione o senso di colpa, e il pensiero diventa fisso e ossessivo sul gioco. Arriva a mentire e a nascondere le prove dell'aver giocato, mettendo a repentaglio la sfera relazionale, lavorativa e familiare. Il gioco spesso può provocare danni economici importanti che attivano la necessità di continuare a giocare per recuperare la perdita.